In salute ancora oggi vuole parlare di informazione, vuole fare informazione sanitaria o perlomeno cerca di farla. Oggi parliamo di un altro argomento che purtroppo tocca alcune persone o molte persone, che è la depressione. E lo facciamo con il dottor Alessandro Lombardo, che è psicologo, psicoterapeuta e presidente dell'Ordine degli Psicologi del Piemonte. Dottor Lombardo, ma la depressione è uno stato della mente, nel senso che è uno stato psicologico, o è invece una malattia del cervello? Faticherei a scegliere tra l'una e l'altra perché i riflessi sono correlati in qualche modo. Certamente, la depressione in senso stretto, poi vorrei magari ampliare un po' il discorso di cosa può voler dire depressione, ha un correlato, come dire, biologico molto forte. Ma è anche certo che, come dire, come per quello che si manifesta, è uno stato psicologico altrettanto forte in qualche modo. Quindi abituiamoci a parlare di noi in senso univoco o rispetto a mente e corpo. C'è in qualche modo una relazione tra ciò che accade, ci accade nella vita e la depressione? C'è sicuramente, prova ne è, eventi luttuosi in qualche modo, no? Che sono classiche situazioni in cui possiamo immaginare di parlare di stato depressivo, adesso non parlerei propriamente di depressione. O quello che può essere, per esempio, la depressione postpartum in alcune situazioni limite in qualche modo. Quindi certamente c'entra l'ambiente, ma ovviamente c'è la variabile individuale che come dire, influisce poi su come noi viviamo l'ambiente in cui siamo. Ma la depressione è un fenomeno più femminile o più maschile? È una domanda banale, però. Generalmente mi verrebbe da dire femminile, secondo i dati di cui ho a disposizione, sono a disposizione io, però come dire, quando parliamo di depressione parliamo di tante situazioni sfaccettate, alcune francamente cliniche come depressione maggiore, in cui come dire, i sintomi sono molto gravi, debilitanti, eccetera, eccetera, o come gli stati depressivi nelle situazioni di bipolarità. Ma poi ci spostiamo in un altro lato in cui quello che è depressione, sì, sono stati depressivi, ma come dire, non patologici nel senso in cui li ho descritti prima, in cui gli eventi della vita o come noi affrontiamo la vita ci fanno sentire di umore basso. Abbiamo dei sintomi depressivi, ma da qui a parlare di depressione vera e propria, clinicamente parlando, è un altro discorso. Per poi arrivare, aggiungo questo pezzettino, a quelle che sono le emozioni come la tristezza, cui è bandita da questa società. Ecco, infatti, una cosa incredibile perché la tristezza quindi fa parte della nostra quotidianità. Cioè, quotidianità magari no, però fa parte della nostra vita. Fa parte come tutte le emozioni, come la gioia, come dire, tutte le emozioni della nostra vita, ma qua fa capire come l'ambiente e la cultura entro il quale siamo immersi, nel quale navighiamo come i pesci, che alle volte non ci rendiamo conto che esiste per l'acqua, la tristezza è Da un'emozione naturale vivere. da vivere. È sempre più difficile viverla, sempre più difficile portarla fuori, e allora, come dire, è un pezzettino importante discernere tra quello che può essere la depressione e quello che invece è un naturale, seppur doloroso, vissuto emotivo. Ma come si riconosce allora la depressione? Allora, per definire una diagnosi di depressione, innanzitutto va fatta con un clinico, e quindi con uno psicologo, psicoterapeuta o con uno psichiatra in qualche modo. Quando parliamo di depressione in senso stretto ci sono dei sintomi ben precisi, va fatta una diagnosi ben precisa, quindi io parlerei per non, come dire, anche perché la situazione più comune di quelli che sono gli stati depressivi, quindi correlati magari a poca voglia di mettersi in gioco, sensazioni di inutilità o di poca autostima, piuttosto che poca cura di sé, poca voglia, maggior ritiro sociale, sono un po' questi. Quello che
possiamo definire stati o comunque sintomi degli stati depressivi in qualche modo, o come una tristezza. Certo, un elemento fondamentale è il tempo entro il quale queste sensazioni si manifestano. Molte volte le persone che ci sono vicino incitano la persona che in quel momento appare giù di morale, direi, mettiamola così, a reagire e perché la vita ti presenta i momenti di difficoltà che devono essere superati. Ma è una tecnica corretta o invece c'è qualche modo in cui ci si deve relazionare per essere realmente d'aiuto a quella persona? Oh, guardi, lei apre il grande capitolo dei familiari o comunque delle persone che sono vicine a persone che in qualche modo hanno un problema psicologico. Non è facile rispondere perché, come dire, trovare la cosa giusta da fare non è mai facile. Detto ciò, dare feedback e in qualche modo rispecchiare quello che si vede da esterno è importante. Però c'è da dire una cosa, che succede spesso che nelle situazioni di depressione, usiamo comunque questo termine, all'interno di un percorso di psicoterapia, una delle cose primarie in cui viene fuori è la rabbia sottostante. Spesso e volentieri capita che in un percorso di psicoterapia si debba solleticare quella rabbia sottostante, che sta dietro a uno stato invece, come dire, di depressione, di lasciarsi andare in qualche modo. Le sottopongo adesso alcune domande. Una vita disordinata o sregolata può incidere su uno stato depressivo? Detta così direi no, non riesco a vedere in qualche modo una correlazione in questo senso, perché sono un po', per come immagino io, il termine vita sregolata in antitesi. Cioè una persona che vive sempre ai limiti, diciamo. È un'altra cosa rispetto alla depressione, quindi per questo dico è antitetico in qualche modo, detta così. Poi, è vero che certe stagioni, certi luoghi, certe feste ricorrenti come il Natale, si dice che influenzino in qualche modo gli stati psicologici, anche la depressione, quindi? Sì, ci sono poeti, come dire, che ci hanno scritto grandi poesie, ne citerei uno, Leopardi, come dire, che hanno scritto grandi poesie su questo stato delle domeniche, in qualche modo. E i correlati del sabato del villaggio, perché sono, come dire, precedenti. Certamente sì, lì c'è comunque una correlazione forte anche a livello biologico, di cambiamenti ormonali, però continuo a dire, passare magari dopo tanti anni vicino a un luogo che ci è familiare o al quale abbiamo agganciato un ricordo molto importante per noi, ci fa anche soltanto arrivare a un'immagine o un'emozione, e quella cosa lì magari ci fa piangere. Se questa, chiaramente non la chiamerei depressione, la chiamerei nostalgia, figuriamoci a che punto si può arrivare rispetto alle stagioni, rispetto a altre situazioni magari ancora più impattanti, insomma. Quindi la risposta è sì, gli ambienti, le stagioni, il tempo. La depressione è una patologia che colpisce, lei mi ha detto uomini e donne, forse più, ma ha un'età di riferimento, cioè i bambini ad esempio possono essere in qualche modo depressi? Allora sì, possiamo tranquillamente dire che ci sono situazioni in cui anche nei bambini insomma di età abbastanza bassa ci sono fenomeni che possiamo annoverare nell'alveo della depressione in qualche modo, però lì è chiarissimo che, come dire, il clima familiare incide. Per ovvi motivi è, come dire, è ciò che decreta questi stati, insomma. Si cura la depressione? Si guarisce dalla depressione? Si cura, si guarisce, si affronta. Certamente sì. Un soggetto ad esempio depresso può ricadere nella depressione o riconosce i sintomi in qualche modo e quindi la previene? Entrambi, ci possono essere forti ricadute in alcune situazioni magari un po' più gravi, per esempio in quello che sono le sindromi bipolari, difficilmente si guarisce da una sindrome bipolare, decisamente no, mettiamola così, ma si affronta da un punto di vista farmacologico
e da un punto di vista psicologico o psicoterapeutico per affrontare al meglio le eventuali ricadute. Dagli stati depressivi ci possono essere sicuramente in qualche modo ricadute. E uno dei lavori da fare eventuali in un percorso di psicoterapia è riconoscere i piccoli segnali che ci possono dire: oddio, ci sto ricascando, che fa parte, come dire, del grosso lavoro che si fa da uno psicologo, che è l'aspetto della consapevolezza di sé e delle proprie modo di funzionare. Quindi sempre mettersi in discussione. Mettersi in sì, gioco. ma non troppo, mettiamola così. Va bene, la ringrazio dottor Lombardo per essere stato con noi, ringrazio i nostri telespettatori per averci seguito e li invito a seguire un'altra puntata della trasmissione In Salute. Chi volesse suggerirci un argomento o approfondire uno dei temi che abbiamo già trattato può farlo scrivendo a grp@grp.it. Alla prossima puntata.